I ragazzi della Beat Generation non sanno precisamente cosa vogliono, ma sanno esattamente cosa non vogliono. Non vogliono guerre, non vogliono una società basata sul capitalismo, né vogliono sentir parlare di segregazione razziale o di subordinazione delle donne. Gli agenti dei gruppi britannici dei primi anni 60 hanno la geniale idea di trasformare un movimento di rivolta nel più grande fenomeno di omologazione mai visto. Leslie Gore è una giovanissima cantante di 17 anni e viene proposta dai produttori come la nuova bambina prodigio d'America, componendo, a soli 6 mesi dal successo mondiale, un inno femminista intitolato Non mi possiedi. Se la Brit Invasion è stata un fenomeno mondiale, i Beatles sono talmente importanti da dare il nome a un fenomeno a sé, chiamato Beatlemania. Gli Stones sono brutti, sporchi e cattivi, e i testi dei brani trasudano sesso da tutti i pori. Nancy Sinatra, la figlia del grande Frank Sinatra, che con l'aiuto del padre, tramite l'etichetta discografica di sua proprietà, incide un disco. Nel solco già tracciato da Bob Dylan, un nuovo duo musicale canta di pace, comprensione e amore. Si chiamano Simon & Garfunkel. I Box Tops sono un gruppo di Memphis e si presentano in studio con una canzone intitolata The Letter. Alex Chilton, il cantante del gruppo, afferma che il protagonista della canzone è un soldato impegnato nella guerra del Vietnam e viene spinto a sopravvivere dal fatto di aver ricevuto una lettera dalla sua fidanzata. I don't care how much money you gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm going home. My baby just wrote me a letter. Radio Londra, leggendaria emittente pirata dell'epoca, con un indice di ascolto tra i giovani più alto di quello della BBC, manda on air un brano dei Procol Harum, A Wider Shade of Pale. And so it was.